Adesso raccontiamo. quello che hai scritto, il testo che hai fatto con ArabWord, ok? Sulla vigna, ci cioè hai lavorato, l'hai ripassato tutto. Lo raccontiamo in vignette usando Storyboardette, che è un software online che si può utilizzare in versione demo gratuita, chiaramente con un pacchetto di azioni limitato rispetto alla versione più, e che mi è tornato in mente, io non sono una tecnologica come colui che ci sta filmando il professor Fusilla. L'avevo utilizzato durante la specializzazione sostegno, secondo me è quello che cioè, quelle, le cose che ci capita di incontrare, che ci viene in mente, di creativamente ricomporle a seconda del soggetto che abbiamo davanti. Quello deve imparare, secondo me, a fare un insegnante di sostegno. Fa piccola parentesi. Allora, Storyboard è Storyboardette un'applicazione è un'applicazione che permette online che permette di creare degli storyboard. Quindi delle storie. sequenze con la forma gratuita, adesso vediamo, si possono fare fino a 6 vignette. Quindi qual è l'idea? Raccontare in vignette quello che ha fatto in vigna. In modo che Fermo poi dopo c'è qua. Niente possibilità bacini. di Un attimo. elaborazione, giocarsele su altri software come Open Board, eccetera. Giocasera, soprattutto Allora, fai scrivi imparare a usare. storyboard, così vediamo come si fa. Scusa, Speriamo che lo Storyboardette ce metta a l'abbiamo fuoco. già, eccolo qua. Vabbè, Si fa un account, si entra in siamo storyboard. dentro nel suo account, avevamo, nella versione gratuita si possono fare Eccolo fino qua. a due, si possono fare 2 storyboard la settimana, solo con 6 vignette. Che è già sufficiente per Che è lavorarci più che sopra, per sufficiente quando questo si... livello Ma di anche, Roberto. allora, io l'avevo utilizzato la prima volta per creare un video di inglese con i ragazzini di quella classe che pronunciavano, ed è la stessa cosa che stiamo pensando anche qui con la professoressa di inglese e di tedesco. In quel caso, per esempio, per le functions, 6 vignette sono più che sufficienti in versione gratuita. Oppure l'abbiamo utilizzato per un progetto di cyberbullismo, questo l'ha fatto Roby, e intanto ha imparato a utilizzare, che stiamo facendo qui nella scuola di Negrar, e ogni ragazzina ha creato la sua vignetta, Roby ha fatto la sua storia, il suo racconto per vignetta, insomma ha creato il suo storyboard con una storia inventata con un problema, insomma, che racconti un problema di bullismo su social, quindi Ma adesso il WhatsApp focus è la e vigna. questo è quello che aveva già fatto Roberto. Però noi adesso che cosa facciamo? Perché vogliamo raccontare a vignette il progetto della scuola di vigneto. Sì, Andiamo. questa divagazione da ArabWord serve per far capire come ArabWord può diventare un compendio potente nella comunicazione, non solo grammaticale e testuale, ma nella capacità di narrazione. Quindi adesso noi questo storyboard che abbiamo iniziato, che inizieremo, sarà compendio della comunicazione scritta con ArabWord e poi la metteremo composta in Open Board, altro programma, che è il programma per le lavagne interattive, che noi lo usiamo semplicemente perché rende interattivo tutto il materiale prodotto e anche come, documentazione e verifica, giusto? Sì, Cioè lui come gli dopo potrà strumenti, spostare gli oggetti all'interno della lavagna, sì, ordinarli, non lo facciamo disordinarli. normalmente per le verifiche, ma soprattutto tutti gli strumenti vengono utilizzati per la comunicazione non soltanto nella quotidianità, come può essere per la sua comunicazione in questo contesto, ma per poi, allora, pescare nel sistema in cui è e riportare e valorizzare il suo lavoro e ciò che riesce a fare nel sistema in cui è, anche partecipando per esempio all'evento finale del progetto nel vigneto. Se lui fa da giornalista in questo modo al progetto, si fa inclusione e si valorizza il suo lavoro chiaramente in modo creativo e diverso, perché lui, non, se penso al suo progetto di vita, non potrà probabilmente mai, senza probabilmente, fare un lavoro, tra virgolette, di norma. Dovrà essere un lavoro creativo, artistico, in cui io conosco questo, magari un domani qualcun altro li farà conoscere a noi, troviamo i nostri modi nella scuola media. Crescendo,
quello che potrà fare è utilizzare le sue risorse creando qualcosa da questo punto di certo, vista. Certo, mi piace questa cosa perché non è una spiegazione tecnica, no, ma sta all'interno, certo, tutto quello che si fa deve stare all'interno. Perché io non sono tecnico, tecnologica. Un progetto di vita. Adesso, cosa sta facendo con Storyboard? Tutto è nel suo progetto di vita. Cosa sta facendo con Storyboard? Abbiamo messo, creato intanto la base delle vignette. Aspetta, Robin. Quindi 3x3 o 3x2? Ha scelto 3x3 o 3x2? Abbiamo fatto in 6, 3x1. 3x2 è 6, 6 vignette. Lui adesso va a cercare... Intanto, non è che ha scelto, questo glielo ho messo io. Perché hai detto quella è la, il target. La ma spiegaci un po' come funziona anche il programma. Allora, sì, ci sono delle scene che si scelgono e si vanno a posizionare. Sta facendo lui ha già imparato. Ha già imparato e posiziona però, scene. Però, attenzione perché siamo Robin. Robin, siamo in vigna, dobbiamo vedere se c'è qualcosa, sì, un prato, sarebbe l'ideale un vigneto, ok? Che ci consenta di, oppure intanto sei in macchina col papà per strada, facciamo quella, però dobbiamo ricominciare a ragionare sul trovare qualcosa, no, ora non aggiorniamo, ma probabilmente aggiorneremo, non Disney, ma... prova a fare così. Si scrive in italiano o in inglese? Allora, per cercare le parole, lui ha già imparato che deve cercarle in inglese, però... Wineyard. Sì, no, ma stavo... non credo che ci sia questa. Stavo pensando se trovare un campo qualsiasi. Meglio. È quello il problema. Field, o no? Country, proviamo a mettere un country dentro, no? Garden. Lo stiamo costruendo di punto in bianco, eh? Sì. Ecco che ha trovato degli sfondi. Allora, garden, però sulle scene stiamo cercando. Garden, cosa potremmo mettere, Robby, sulle scene? Guarda, qua. Ah no, sono le parole cercate. Scena. Allora, ci spieghi un po' il programma, se ma così dopo... Allora, c'ha scene, personaggi. Aspetta perché qua si è bloccato. Un attimo. Il sistema. Tu che parti in macchina, il papà che ti porta in vigna, ok? Poi risolveremo il problema del vigneto, che nella versione a pagamento possiamo anche mettere il vigneto vero. Allora, si porta lo sfondo, Roberto ha scelto lo sfondo e lì può scegliere varie cose, ruotare, ridimensionare e sopra lo sfondo può mettersi degli oggetti. Guardate, ha scritto car per cercare la macchina da solo in inglese. Ha scritto car in inglese, perché sa che dà più risposte che in italiano. No, non le dà proprio in italiano. Ah, ecco. Adesso cerca quella che ci assomiglia a quella del papà. Qual è quella che assomiglia a quella del papà? Il furgone del lavoro. No. Quella lì il papà? No. 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 Non usarle tutte, adesso non fare lo sciocco che ti sta filmando. Scegli quella più simile a quella del papà, Robby. Una che ci assomiglia, poi semmai le cambi il colore. Ecco, con quella lì. Che colore ce l'ha il papà? Certo che ha una bella macchina il papà, eh? La posizione può scegliere, adesso lui ci gioca un po', ma va anche bene. Lui ci gioca sempre perché per lui il computer è tanto gioco, però insomma già dall'anno scorso sta capendo comunque che non è solo gioco. Oh. Adesso? La macchina del papà è bianca, è lì parcheggiata in strada, la mettiamo in strada? Guarda qui per favore, non dentro al video del fusillo. Allora, la macchina è qui pronta, e tu e papà cosa fate? Uscite di casa? Giusto? E il papà ti dice... Allora, personaggi devi mettere, devi fare Roberto e papà. Usare questo programma con lui mi è venuto in mente perché Robby è un po'
vive nel mondo dei fumetti. L'anno scorso eravamo partiti, lui disegna un po' a fumetti, racconta a fumetti, usa tantissimo il disegno, penso anche perché l'infermiera prevalente che lo segue da quando ha 2 anni è un amante del disegno e disegna benissimo. E l'anno scorso per portarlo a scrivere su Aura World spesso mi facevo raccontare, lui arrivava scrivendomi sulla lavagnetta un personaggio tipo Doraemon piuttosto che Mickey Mouse, li disegnava, scriveva così, allora dicevo dai che vieni a raccontarmi, mi faceva dei testi sui cartoni. Vedi che lui sta mettendo a posto pantaloni. Quest'anno ad esempio i cartoni non li stiamo quasi più usando, vedi che vuole la maglia del colore suo e adesso lui se la compone. Direi quindi lui con questo programma scelto, può scegliersi i personaggi, vestirli col colore che vuole, mettere l'espressione sorridente. Adesso sceglie l'espressione. Com'è Roby? Come sta? È contento? È arrabbiato? Sorride? Ride? È contento di andare in gita? Vedete, Roberto sa usare tranquillamente questo programma, se è lo gestisce. Scegli quello più che ti sembra adatto alla situazione. Com'è? E lui governa la situazione. Sì, però non hai gli occhiali, ma ci trovano gli occhiali. Non ha gli occhiali perché lui vuole gli occhiali perché ha gli occhiali. Ah, aspetta che... Ah, si va. Cosa fa? Cambia personaggio. Però un personaggio... Sei un bambino o sei un adolescente tu? Perché poi il lavoro che c'è da fare è anche questo, vero? Sull'immagine di sé. Prova a trovarne uno con gli occhiali, questo stava cercando, per quello si è cancellato. Voleva. Ce n'è uno con gli occhiali, c'era? Quella è una donna, sì. No? Madonna. Madonna. Oh. Allora, intanto ha trovato gli occhiali. Ha trovato il personaggio che assomiglia a lui. Con gli occhiali e col cappello. Il cappello. E ci ha fatto vedere il cappello, eh? Eh sì, adesso lo completa con il vestito, naso, occhi. E poi lo mette al suo posto. Lo mette braccia, poi come lo metti? Come viene lui così dritto, stecchito? Queste sono le braccia. Le gambe, sta camminando. In corsa. E con le braccia vedete che va a cercare quella giusta. Il colore dei capelli però, perché non li ha mica bianchi i capelli, giusto? Quindi qua dietro c'è anche tutto un lavoro sulla nomenclatura, il lessico, in realtà. Sì. Adesso allora, lui ti dice guarda, io ho la maglia così, la voglio così. Cerca, sì, perché lui si disegna sempre, va a controllare anche i compagni che colore hanno, come sono vestiti. Quindi adesso Roberto allora, ha deciso di mettere il personaggio al suo posto, però è enorme Roberto rispetto alla... E lo sta. Ecco che adesso sta. Però così lo fai diventare cicciottello, ti conviene? Mamma. Cosa stai facendo? Cosa cerchi? Va a cercare le altre cose. Papà? Dad. Ah, va a cercare papà. E l'ha scritto in inglese? L'ha scritto in inglese, certo. Perché sa che il programma risponde meglio all'inglese. Sì. Quindi pensa a te che ricadute ha un programma del genere. Non gliel'ho detto io, mi ha sentito, ma ha visto una volta farlo. Allora, devi andare sugli adulti. Sì, è un adulto. Cerca il papà. Non te lo dà lui. Adesso si è ingrandito la macchina perché va a cercare le proporzioni delle cose. Guardate che ricaduta che ha un programma del genere. Quindi ogni scena è un mondo. È una fonte infinita di possibilità perché ci puoi lavorare anche facendo le domandine in lingua straniera. Allora, siccome il video va avanti... Ci puoi lavorare sul passato, sul presente, nel senso adesso lui si veste, lui vuole sempre vestirsi come ha vestito quel giorno lì. Però... Se adesso non si può fare, ma se volessi complicare la cosa e farlo ragionare sul fatto che c'è anche un passato, che lui fa fatica a collocarsi nel tempo e collocare le azioni nel tempo, potrei prendere le foto, fargli vedere com'era vestito, vedi che è rivestito così, che era autunno, c'era più caldo perché è andato a vedere la giacca, e fare quindi le possibilità di lavoro sono enormi. Ecco, per raccontare un po' anche la ricaduta di queste tavole, poi dopo noi potremo catturarle. Allora, intanto mettere il testo di sotto, però anche catturare l'immagine della tavola
E metterla dove vogliamo, anche una presentazione, anche in un testo Assolutamente di sì, perché poi writer. si salva in PDF oppure in tanti PDF, uno unico o in un pacchetto di immagini, e le immagini, una volta fatte, costruite, finite, Si si possono mettono. giocare. Se si usa la formula Robby, ti fermi un secondo. Intanto diamo un primo salvataggio, dai. Facciamo un salva e continua, perché se no te lo perdi. Diamo un Ecco, perché titolo. magari. Come lo chiamiamo? Al Iago o a Iago? Si è Allora scritto. fai così, scrivi, anzi, aiutami, al vigneto di Iago. Vigneto. Vedete cosa vuol dire di fronte? Che l'esposizione labiale, per lui che ha una sordità compensata dalle protesi, ma ancora molto deprivante, aiuta moltissimo. Oh sì, scusa, Robby Reporter. Ecco, per finire il discorso di prima, noi queste No, no, immagini stai ce qua, le stai qua, stai qua, giochiamo. stai qua, stai E se qua. non riusciamo in questo Ok. video che stiamo facendo spontaneamente farlo vedere, magari in un altro video faremo vedere l'importazione in open board insieme ai pezzi di Ara Oh World. sì, con calma Però facciamo. adesso magari ci fermiamo qua. Facendo vedere che noi tutte Adesso. queste scene sono le scene riportate su storyboard. Che diventano materiale didattico per i futuri sviluppi. Fai Adesso solo per solo vedere far vedere. gentilmente a open board, solo Sì, così un far vedere il secondo programma. solo. Sì, Quello per esempio, che. cattura queste immagini, la porti dentro e fai vedere come. Ah, già dentro Ma usata. solo per vedere la possibilità di lavorare in tandem con due programmi. Adesso Roberto mi abbraccia. Fantastico, perché lui sa che io sono il mago. Sei contento, Roberto? Sì. Roberto è molto soddisfazione. La soddisfazione di essere padrone di queste cose lo fa veramente volare. Allora, Questo è Open Board, il programma che dicevamo prima. questo è open board Fa che delle useremo tavole. in ultima fase o che usiamo già per altre cose, però Genera per. delle tavole che sono, scusa, eccolo qua, delle tavole. Oggi ha generato questa. No. Guarda, un'altra di italiano, ad esempio. Sequenze testo piuttosto che questa è la tua, mi sa addirittura. Verifica testo. Vai a Queste sono vedere. tavole, immagini catturate che io posso, sono io che muovo. Posso muovere e prendere da dove voglio. Come dicevo prima, le tavole. La tavola di oggi, eccola qua. Noi potremo intanto chiamarla esempio. La esempio. E se voglio introdurre le immagini che ho generato, non faccio altro che andare a catturarla. Che azione che Robby sa Sa fare. fare tranquillamente e la metto lì. E se ho bisogno e voglio mostra desktop importare pezzi di Ara World, non faccio altro che aprire Ara World. Adesso Guarda, faccio vedi già solo. qua, guarda, aspetta, invece di aprire la Word, apri il PDF. Sì, Questo ecco qua qua. l'uscita nel vigneto che è già pronta. Per esempio, andiamo a vendemmiare. Allora, io la allargo così mi viene bene e vado a catturare questo pezzo, lo metto qua. Ecco, andiamo a vendemmiare, è diventato un pezzo di open board. Aspetta che lo butto via questo qua, perché questo potrebbe essere il titolo della prima diapositiva, vedete? Prima diapositiva. Poi torno in lavagna, metto una pagina in più e a questo punto torno in lavagna. Mostra desktop. A questo punto mi prendo open board, storyboard, e posso mettere nella seconda diapositiva questo.
posso metterci sotto del testo, posso metterci sotto i fumetti. Posso far vedere una possibile, visto che le cose vengono in mente, ecco. Una possibile espansione. Fatto, utilizzo come verifica poi. Certo. Poi magari in un prossimo video vediamo questo, lo sviluppo di questa azione, perché è solo iniziata. Grazie, scusa. Taglio, tengo solo le immagini. Ecco. Questo l'abbiamo già fatto, di prendere, tenere solo le immagini. Questa la levo. Uso solo le immagini e Roberto ci va a scrivere in classe di fronte a tutti, facendo la verifica mentre gli altri fanno il tema, torna in classe dopo il lavoro fatto qui e deve, con le immagini lo aiutano a ricostruire il testo che altrimenti non riuscirebbe magari a ricomporre completamente da solo, e quella vuota lo aiuta addirittura a ricostruire la punteggiatura. Qua cosa c'era? Una virgola. E lo scrive a mano in classe. Glielo facciamo fare? In grado adesso, di fare. Aspetta, no, ha bisogno di essere preparato a fare queste cose. Sì, è anche stanco, vedo che è un po' che sono 40 minuti di video. Per esempio, quanti sono i tempi di lavoro? Quando l'avevamo fatto, mi ero accorta che completamente senza parole era impossibile, quindi poi l'avevo guidato lasciando comunque alcune parole, lui aveva solo completato il testo, non riscritto completamente. Pian piano sarà un lavoro, magari in terza riusciremo completamente solo con le immagini. Ascolta Ricoletta, quanto è il tempo di applicazione di Roberto? Quanto regge? Dipende dal lavoro che fa, dipende dalla giornata. Oggi è andato anche a farsi un prelievo dell'analisi del sangue, per cui credo ha mangiato dopo, è rimasto a digiuno, insomma è anche stanco. Normalmente lavora adesso un'oretta, beh, come oggi, un'oretta e mezza a computer ci sta, dopodiché però l'ideale è fargli sessioni di lavoro di una mezz'ora, 40 minuti, le prime ore, poi arrivare a 40 minuti, poi dargli del riposo, pausa, poi farlo rilavorare, perché altrimenti si agita e poi comincia con stereotipi. E quanto... Le ultime ore, essendo invece molto più stanco, i tempi di lavoro sono ridottissimi. In classe l'ultima ora ci lavoriamo anche 2 ore se c'è un lavoro che quindi diciamo l'aula è un valore variabile, sì. Dipende dall'attività, dal giorno, dalle azioni, da come girano le cose, però sempre punto di partenza e di arrivo. A volte, quando ad esempio oggi basta computer, lui ha bisogno dei compagni, perché se si mette con i compagni si tranquillizza e fa esattamente ciò che fanno gli altri, se lo tieni da solo si agita. Ecco, quindi nuove tecnologie e relazioni allora, perché l'apprendimento, perché a te piace la zona prossimale di Vigosi, a me piace che l'apprendimento avviene nelle relazioni. Certo. Allora adesso vediamo se riesco ad inquadrarci. Aspetta che ti inquadro io. No. Dammelo. Ecco qua, funziona. Ecco gli attori di questo video, di queste azioni. Roberto saluta. Ciao. E dobbiamo ringraziare assolutamente Nicoletta, Roberto Scappini, Roberto e la mamma di Roberto, che ci ha dato il permesso di riprenderlo, divulgare le azioni che fa senza nessuna limitazione. Il professor Fusillo che ci ha dato questi strumenti, con cui altrimenti senza questi faremo fatica a fare tutte queste cose. La l'infermiera che adesso sta, Amanda, che sta, e tutte certo. Le persone che ci sono. Perché dietro. Siamo riusciti a mettere in moto Rosa che lavora un cambiamento e nel giro di un anno e mezzo si vede, proprio si palpa questo cambiamento. Ecco, gli altri attrezzi tecnologici che sono in piedi sono che lui ha un PC a casa, porta a casa i lavori, c'è comunicazione. Sì, mando anche le mail con i lavori a casa, a volte da se per esempio sono sulle lingue, sono in tedesco, invece lavorare, mando l'open board a casa, la mamma okay, studiare. Diciamo che c'è tanta cooperazione. Sì. Non è un accordo totale. Il coordinamento della cooperazione. Grazie e speriamo che sia molto utile questo video.